Siamo già a pochi giorni dalla presentazione di fatto delle candidature, constatare con amarezza che la candidata Polverini ormai ha perso quella ventata di novità che diciamo, i media italiani le avevano costruito addosso e come dire, è stata totalmente rapita da quello che è il magma di una PDL per nulla trasparente in questa regione. Le posizioni sul nucleare, le posizioni di esempio, ad esempio sulle questioni della legalità, fondi in primo luogo ci lasciano estremamente preoccupati e ormai a governare Polverini non è la Polverini stessa ma è l'apparato PDL che devo dire in questa regione ha fatto tanti danni nella sanità e tanti danni dal punto di vista della legalità. Siamo molto preoccupati, ci aspetta una battaglia dura dal punto di vista della legalità ed ecco perché ci sentiamo di rivolgere un invito a Ferrero come Verdi e all'Italia dei Valori affinché con chiarezza sostengano immediatamente, cosa di cui non abbiamo dubbi, e far sì che la campagna elettorale forte e innovativa di questa nuova coalizione, che io non posso definire di centrosinistra, vuol dire una coalizione per l'innovazione, io vorrei definire questa coalizione non coalizione di centrosinistra, ma una coalizione per l'innovazione che vede Emma Bonino Presidente. Noi dobbiamo conquistare i voti anche di un elettorato di centrodestra che non ci sta ad essere messa in logiche che non sono né di legalità né di trasparenza e che vogliono determinare un assalto al territorio. Alcuni punti programmatici, abbiamo registrato un'intesa e su alcuni punti ci saranno delle verifiche, ma certamente noi siamo determinati. Del Lazio ed è per questo che io annuncio la mia candidatura a queste elezioni regionali, perché riteniamo che il Lazio sia una partita importante e che tutte le figure importanti, quindi la Presidente Nazionale dei Verdi, decido di candidarmi alle elezioni regionali per sostenere la lista degli ecologisti e lanciamo un appello a tutti gli ecologisti a riconoscersi in questa battaglia, devo dire, strategica per il futuro del Lazio. Per fare che cosa? Per arrivare a una legge che dica stop al consumo del suolo, a un piano energetico che dica no al carbone, a un sistema dei parchi che faccia approvare quello che la Giunta Marrazzo, ahimè, non ha fatto, ad esempio a partire dall'ampliamento del Parco dell'Appia Antica. Vogliamo la legge dell'ampliamento del Parco dell'Appia Antica, che è uno strumento importante di tutela, come Antonio Cederna ci diceva. Ecco, con questi elementi noi siamo pronti a dare il nostro contributo, alcuni punti la candidata Presidente Mabonino li sta valutando, a dare un contributo importante per la nostra regione. Facciamo allora anche noi una cosa. Sennò poi magari facciamo qua. L'incontro con i Verdi è stato un incontro positivo, e molto interessante in particolare per i contenuti che sono stati discussi e che potranno essere oggetto di approfondimento ai fini della redazione del programma della candidata Emma Bonino per le prossime elezioni regionali. E in particolare ci siamo trovati davanti a un partito, quello dei Verdi, la cui professionalità nel settore ambientale sicuramente potrà costituire un apporto importante. Soprattutto su un punto abbiamo avuto una visione comune. La questione ambientale oggi è questione democratica, perché è la violazione delle leggi, l'assenza di democrazia e di Stato di diritto in Italia a rappresentare il più grosso pericolo per l'ambiente, per il consumo del territorio, per la salubrità
dell'aria, ma anche dei cibi che andiamo a mangiare. La questione dei rifiuti tossici la conosciamo tutti. Allora, su questo fronte sono apparsi sì, sicuramente un no, che è il no fermo al nucleare, ma tanti sì, quali quello ad esempio delle energie rinnovabili, delle fonti alternative e anche del piano, di un piano energetico che manca in questa regione e che sicuramente dovrà essere in qualche modo organizzato. Noi crediamo che nei prossimi giorni si potranno raggiungere degli accordi su dei punti molto precisi che determinano le urgenze di questa regione sul fronte ambientale, perché la questione ambientale è una questione che noi radicali da sempre portiamo nelle nostre lotte, lotte molto spesso comuni a quelle ambientaliste e ecologiste, ma è una questione centrale del nostro tempo che vede i cittadini molto interessati e preoccupati e quindi costringe i politici, e dovrà costringere tutti i politici, crediamo anche e speriamo che questo abbia una incidenza sulle politiche del centrodestra, ad affrontare e ad occuparsi della questione ambientale. In questi giorni stiamo mettendo giù anche con Massimiliano Iervolino, che ricordiamo ha fatto, è stato il promotore di una iniziativa in particolare sui rifiuti di referendum che non ha potuto